La grande musica di Gershwin, protagonista dei cantieri dell'immaginario con Summertime, uno spettacolo ispirato alla suite Porgy and Bess, uno dei capolavori del grande compositore americano. L'appuntamento è per giovedì 4 agosto alle 21 nel cortile di Palazzo Lucentini Bonanni in piazza Regina Margherita. La star della serata è Massimo Popolizio, uno dei più illustri attori italiani, formatosi con Luca Ronconi e cresciuto sui gloriosi palcoscenici del Piccolo Teatro di Milano, che traccia l'itinerario dello spettacolo dando voce ai testi appositamente creati da Enrico Centofanti, messi in scena con la regia di Fabrizio Pompei e la direzione musicale di Vincenzo Di Carlo. È l'America degli anni 30 che va in scena con le sue eleganze e le sue ruvidità. Lo spettacolo si snoda intorno a Summertime, una delle più celebri melodie d'ogni tempo, filo conduttore di Porgy and Bess, il grande melodramma jazz di George Gershwin. Seducenti ispezioni di Porgy and Bess corrono mescolando gli incantesimi del canto e della recitazione con le danze guidate dagli irresistibili ritmi charleston e lindy hop. L'evocazione di anni densi di effervescenza artistica e drammi sociali si intreccia con il racconto dell'emozionante avventura umana di Gershwin e con la magia scenografica di uno dei più incantevoli cortili del centro storico appena restituito dai restauratori e gli aquilani. Musiche ovviamente di George Gershwin, testo e drammaturgia di Enrico Centofanti, elaborazione musicale di Giovanni Iei e Vincenzo Di Carlo, coreografie di Elena Midea De Simone e Maria Zaccagno, scenografia virtuale di Giuseppe Tandoi, ambientazione scenica di Edoardo Gaudiere e Vittoria Giampaolini, costumi di Stefano Taccone, regia di Fabrizio Pompei. È stato prodotto da Musica per la Pace in collaborazione con Armelis. Summertime coinvolge accanto a Massimo Popolizio un folto gruppo di interpreti, tutti giovani e brillantemente collaudati. Sul podio, a guidare tutto il percorso musicale dello spettacolo, ci sarà Vincenzo Di Carlo, direttore della Scuola Cantorum dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Giace abbandonata da anni, esattamente dal dopo terremoto, senza un minimo di delimitazioni o lucchetti e con i vetri degli infissi rotti che permettono l'accesso a chiunque. Parliamo della scuola media di Sassa, all'Aquila, resa inagibile dal terremoto. Ora viene fuori che dal momento che un polo scolastico verrà costruito ex novo altrove, l'area in questione potrebbe essere messa in vendita dal comune dell'Aquila a privati. Parliamo di un terreno che circa 50 anni fa fu espropriato ai proprietari per consentire la realizzazione della scuola pubblica. Per ora si tratta di una voce non confermata e tra l'altro nel piano di alienazione delle opere non esiste questa voce, ma di certo questa possibilità, che lo ribadiamo ci impone il condizionale, sta scatenando l'ira degli abitanti di Sassascalo, che invece chiedono che l'area resti pubblica, magari demolendo la scuola e creando un piccolo parco per la gente, che al momento non ha neanche una piccola area verde che deve sopportare ogni giorno macchine che percorrono le strade a velocità elevata, immondizie e abbandoni selvaggi nelle oasi di raccolta e anche il recente piano delle ferrovie che stanno realizzando un sottopassaggio proprio in zona Sassascalo, a passaggio a livello, con i disagi che ne conseguono e ne conseguiranno, oltre al depuratore di scoppito che rende l'aria irrespirabile nella stessa zona. Il CPT, il Consiglio Territoriale di Partecipazione, ha sempre detto che l'area dovrà restare invece pubblica, ma la voce che gira incontrollata è che invece il Comune voglia vendere per acquisire un terreno a Sassapaese e realizzare lì il grande parco urbano. Soldi per due parchi non ce ne sono, ovviamente, allora a Sassascalo potrebbero sorgere nuove case private, togliendo ai cittadini per sempre la possibilità di avere una zona verde che sarebbero anche disposti ad adottare e curare. In quella zona, allorché il Comune non volesse farci il nuovo plesso scolastico, ebbene avrebbe dovuto ripristinare la funzionalità della palestra che è agibile ed è stata classificata A, demolire invece il resto della struttura che è stato classificato E per realizzare un parco e delle attrezzature assolutamente sostenibili dal punto di vista economico e gestibili per la manutenzione, a vantaggio chiaramente dell'intera comunità. Intanto il comitato STSA, che sta seguendo il progetto delle ferrovie e ha finora con i tecnici di zona collaborato con il CTP sviluppando soluzioni più plausibili per rendere più vivibile la zona, dice la sua. Il caso di Sassascalo è da noi con particolare attenzione osservato e monitorato anche in virtù delle precedenti esperienze di collaborazione, ovviamente come cittadinanza attiva, con il CTP di Sassa, che in questi mesi ha svolto un lavoro egregio, anche se troppo spesso è stato ignorato dalla pubblica amministrazione, in questo caso dal Comune. All'interno della perdonanza celestiniana di quest'anno, in Piazza Duomo, il 27 agosto alle 21.30, spazio al Galà della Solidarietà, fatto in maniera diversa però rispetto agli altri anni. Ci sarà anche l'attore Giorgio Pasotti e tutto nasce da un'idea del compositore abruzzese Davide Cavuti.
Davide Cavuti presenterà in questa occasione il progetto Vite, cui ha partecipato anche Giorgio Pasotti, appunto. Il progetto Vite, testi e musiche originali firmati dal compositore cinematografico e teatrale autore Davide Cavuti, è un lavoro discografico che coinvolge i più grandi attori del teatro e del cinema italiano, con i quali l'attore ha collaborato in questi anni, come Giorgio Albertazzi, Arnoldo Foà, Paola Gassman, Vanessa Gravina, Alessandro Haber, Giorgio Pasotti stesso, Michele Placido e tanti altri. Gli attori interpretano testi inediti accompagnati da musiche originali scritte da Cavuti, che raccontano l'amore, la tragedia, la speranza, dalle vite rubate ai desaparecidos argentini, alle privazioni delle donne afghane, agli istanti dei clochard, al sacrificio dei giornalisti uccisi in guerra, racconti di esistenze già portati sulla scena di prestigiosi teatri italiani. Il debutto della maggior parte degli spettacoli è avvenuto all'Aquila. La scelta del capoluogo abruzzese non è casuale, perché questo progetto nasce con l'intento di raccogliere fondi per la ricostruzione della città dilaniata dal terremoto, un processo ad oggi purtroppo ancora da completare. Il progetto Vite è un vero e proprio progetto culturale che io ho ideato qualche anno fa perché volevo lasciare un segno alla città dell'Aquila, una città a cui sono molto legato. Io ho frequentato l'università di ingegneria qui tanti anni fa e ho debuttato con tanti miei spettacoli al Teatro Comunale, al Teatro San Filippo. E quindi volevo dare un contributo alla ricostruzione di questa città che per me è la mia seconda città. Io sono di Francavilla al Mare, ma sono molto legato a questa terra. Intanto noi stiamo cercando di concentrare all'interno della perdonanza una serie di problematiche che sono legate da un doppio filo, e cioè dal filo degli eventi anche comici, anche però di ricerca impegnate sui messaggi, e dall'altro lato c'è un concetto che stiamo cercando di approfondire, che è proprio quello della solidarietà. Un progetto di solidarietà, dunque, sostenuto anche dalla Banca di Credito Cooperativo dell'Aquila. Beh, la solidarietà è uno degli elementi ispiratori delle banche di credito cooperativo, in particolare la Banca di Credito Cooperativo di Roma. Sono i valori a cui la cooperazione si ispira. Noi, a una manifestazione così importante e con dei valori così impregnanti, non possiamo non dare un supporto per quello che c'è possibile.